Bentornati amici di Zio Piano di Zio Piano ad una nuova parte delle Follie dell'Imperatore, il gioco tratto dall'omonimo classico Disney. Oggi qui con noi sono presenti due personaggi davvero inimitabili, per fortuna non ci provate, cioè... cioè ci sono sempre io, lo scocciatore di fiducia, vi voglio bene, lo so che voi mi volete bene. E poi c'è, anche il dottor Leto che non che, vuole parlare. Esatto, ci fa segno di non dire che è qua, ma ormai vabbè. Potreste sentirlo ogni tanto, potreste seduto, non sentirlo sulla sedia che avevo quando ho quattro anni. Non vi perdete niente. Anni, vabbè, in ogni caso, sì. Questa porco. Non so cosa è successo, ma è stata una brutta cosa. Non so se ti sei sentito. Vabbè, sono qui per dare manforte a Zio Papillon, perché ho visto che nelle ultime parti ha fatto un po' pena, nonostante ci fossero state tante belle delle battute possibili. Scusa, sono molto depresso. Il punto è che, come avrete notato, nell'ultima parte Fraps non gli ha registrato l'audio. Perché era l'unica parte che mi era diventata bene. Vabbè, forse un giorno la rifarà. Not. Vabbè, andiamo avanti. Va bene, allora nell'ultima parte, come avete visto, senza l'audio abbiamo attraversato il fiume. E la tagliamo perché lo sappiamo che non li volete vedere i video senza i video, appunto. Non è interessante vedere solo l'audio. Dai, lo sanno tutti. Vedere solo l'audio. Per questo non è interessante. Va bene, andiamo avanti. Ah, sei tu. Poi Paccia ci ha salvato dal fiume, avete sentito l'audio. No, perché l'abbiamo tagliato. Zitto. E quindi c'è stato un piccolo momento imbarazzante in cui si è limonato Paccia Cusco. Poi e adesso c'è andiamo stato avanti. Un momento ancora più imbarazzante che purtroppo non vi possiamo fare. Tutto bene? Si va nel gioco, eh! Mi hai spinto di proposito contro le rocce. Sì, va bene, ok, dai, adesso dobbiamo andare avanti. Ecco, subito. Ottimo inizio, bellissimo. Più che incoraggiante. Notare quanto sono belle le texture di questo gioco. Still a better game than Call of Duty. Sì, esatto, beh, come sfida direi che non c'è neanche paragone. Non si possono sedere allo stesso tavolo con Call of Duty e Cusco. Punto di controllo. Punto di controllo. Beh, meglio per me visto che sto per morire. Vabbè, che se muoio devo rifare il capitolo da capo. No, per favore, no. È molto lungo questo capitolo, tra l'altro. Sì, sì, è uno. L'ho già fatto, però l'audio è andato fuori sincro per una settimana, quindi ecco. Devo rifarlo da capo. E infatti sono morto! È uno dei capitoli peggiori. E dunque. Sì, ma la tagliamo anche questa volta, perché l'abbiamo già sentita la storia, tutta la tiritera di Isma che dice del nostro bla bla bla, è scomparso l'imperatore. Sottrattoci in circostanze. Vabbè, dai, saltala. Non è interessato nessuno. Perfetto. Vedi che si può Sì, ma vi ho fatto una game. Boom, baby. L'aveva già visto. Proprio ora. Non continuiamo la frase per poco. Vabbè. Boom, la ciapa, baby. Fai. No. Ok. Ok. Beh, non ho ancora perso un centimetro di vita comunque. Al secondo tentativo? No, guarda. Beh, ma questo è un gioco da pro, cioè bisogna allenarsi per anni e anni prima di essere competitivi anche online. Beh, devo dire che non è... E infatti... che non deve essere facile usando la tastiera questo gioco. Ma non salta. Ah, aspetta. Non salta. Devi correre. Corri. Ma poi non ho mai capito cos'è quella roba. Dovrebbe essere lava o salsa C, perché boh, non si capisce. La salsa C è il peggior nemico del lava. Tra l'altro abbiamo pure perso uno di quei paesani che ci potevano dire la tipica frase che si sente molto spesso, si parla con... Rinunciaci, te prego. In questo gioco molto spesso il vecchietto potrebbe dire: i conigli amano le carote, ma i fantasmi odiano i conigli. È una frase che apparentemente non ha senso, ma la capiremo più avanti. Eh già. Lo capiremo più avanti. Nelle Follie di Kronk. C'era il punto di controllo. Sì, aspetta, stai calmo. Tanto non serve perché muoio. Sto saltando, salto. Guarda che salto. Questa è una citazione necessaria, direi. Ecco, il punto di controllo è andato a fare. Ma tanto ci torniamo lì. No! Non credo che muoia. E palle, oh, ma... Dai, punto di controllo. Punto di controllo. Punto di controllo. L'ho detto solo io, ma vabbè. L'avevo detto prima. Dovevamo fare una specie di quartetto. Siamo in tre. In tre più la voce che è registrata nel computer. Ah,
Beh, quello è uno dei miei doppiatori preferiti di diritto. È entrato nella... nell'Olimpo dei grandi. Ma perché non mi fa le mosse, porco lì? Il suo nome è Control G, punto. Control D, punto. McMartin. Ciuffolo McMartin. Perché non corri? Perché sto mangiando una bulla. Danne un pezzettino anche ai tuoi cari conoscenti. Nope. Dai, che stavo per dire amici. Adesso. E poi sì che dovevo tagliare tutto il video. Adesso possiamo anche definirci buoni conoscenti. Che bello. Questo posto è vivo. Prima torno al mio palazzo, meglio è. Palazzo maiuscolo. Icona del palazzo. Ma perché Pasha lascia che i suoi figli vadano in giro in posti del genere? Perché è un padre di merda. Cioè, o è un padre di merda, oppure... Ah, ci sono delle frecce qui! Ok. E infatti, ovviamente, Harrison Ford morì alla prima scena. Ah! Ci vorrebbe, che ne so, il potere di fermare il tempo, di rallentarlo almeno. Mi sono persi a stare... Mi sa che c'è un segreto qua in giro. Dove? Girati, no, la visuale. Gira con i tasti camera. Uno dei tasti camera. Ah, già. Come ho fatto a dimenticarmi dei tasti camera? Ma no, c'è un solo segreto più avanti, me lo ricordo, perché ci ho giocato ieri a sto livello. È solo che è andato fuori sincro un'ora. Ah, ok, allora andiamo avanti. Uno più. Ok, ciao. Ciao Tibo. Tibo si chiamava, vero? Questo posto è Perché dice la stessa frase di The Hole? Frase di The Hole. Tenete d'occhio il canale di The Hole, perché presto arriverà un video davvero interessante. Molto interessante, in cui potrete vedere forse per la prima volta Dottor Leto. Plagio legalizzato. Ah no, no. Sì, lo vedremo. No, no, ma non per la prima volta. Ah no, lo abbiamo visto anche nel promo del Fede Guerrima Show e nello speciale di Luca. Esatto, sì. Beh, presto ci saranno. Riceverò il PC nuovo, quindi potrò cominciare a fare dei bei gameplay di videogiochi. Ovviamente, però, dovete ancora trovargli un nickname. Perché c'è stata una proposta che non era. Sì, stata rifiutata perché. Guardate, l'importante è che abbia un bel suono. Poi me lo aggiusto io, casomai. Ok, prossimo quadro è il tempo di guardia. Ho già avuto a che fare con le guardie. Va bene. Se ti vedono, ti buttano fuori. Un demone! Un demone! Non mai. Lo sai, forse hai ragione. O forse no. Forse che sì. Forse che no. Buona. Va bene. Ok. Butto siete pronti? Per farti sgamare. Sta accadendo nulla. Ah, no, dovevi stare zitto perché quando vai in tilt bisogna stare zitto. Punto di controllo. Punto di controllo. Ok. Mi piace come sono tutti colorati e pattugliano una zona in cui passerà soltanto Cusco in tutta la vita. Sì, esatto. E poi che strade sono, mamma mia. Sì. Una gestione che fa invidia alle autostrade per l'Italia. Vabbè, insomma, non so chi sia stato il cretino, eh. Ah, ok, questo è veramente un pezzo tecnico. Pezzo stealth. Stealth mod on. Qui devi correre, te lo dice... No, non corro, ma perché sì, è troppo mainstream. Sai cos'altro? Sai cos'altro è mainstream? Respirare. Difatti oggi a scuola, ecco un aneddoto. Stavo guardando non so che filmato di scienze. E effettivamente diceva che non respirando c'è la possibilità di morire. Soffocare. Ah. Però non puoi suicidarti smettendo di respirare, perché quando perdi i sensi ricominci a respirare automaticamente di default. Ecco, e neanche nelle opzioni puoi cambiare. Queste tanto. Nozioni scolastiche fanno pensare a me, a Dottor Lito, che forse abbiamo fatto bene a lasciare la scuola. Vabbè, ho lasciato la scuola. Teoricamente sì, sei a scuola? No. E allora? Ma perché l'ho finita? L'hai finita? Esatto. E adesso non ci torni più. Non è che lasci, cioè, nel senso, non ha senso questo discorso e lo spieghiamo. Allora, se finisci una scuola, non è che... Sì, abbiamo finito la terza alberghiera, potevamo anche andare avanti, in pratica abbiamo lasciato gli studi, si può però dire così. Però avete qualcosa. Abbiamo un attestato, ma abbiamo finito, si può dire così, sei contento, ora possiamo concentrarci sul gioco. Dio mio! Punto di controllo. Beh, concentrarsi sul gioco sarebbe un po' troppo. Ok. Quest'area sembra molto ardua. Ma poi perché investono? E infatti non mi hanno visto. Investono così tanti soldi per delle guardie. Pensavo per fare un gioco del genere. Beh, è un bel gioco. Investono un sacco di soldi per pagare gli stipendi a queste guardie che non fanno altro che pattugliare una zona inutile. Ma si
secondo me in realtà sono fermi qui, a parte che sono le guardie, come ho già detto, in un'altra parte, tipo di Zeus o di Poseidone, perché guarda, perché si vede dal tridente, c'ha un tridente, non lo so, non lo so. Awkward moment is awkward. Indietro. No, no. Prendere la monetina e poi torna indietro, corri. Sapete ragazza. Chi è il vero personaggio chiave di questo gioco? Il ragazzino sulla bicicletta. La mia bici. Quel ragazzino ce lo ritroveremo fino alla fine. Non si sa perché lui riesce ad arrivare sempre dovunque. Beh, con la sua bici sempre nuova. E prima di noi. Come pace, come anche Tivo e tutti gli altri. Posso, vero? Sì, un pezzo, non tutto. Sì. Me l'ha regalata mia nonna. Scusami. Cosa è? Scusami. Neanche lo brioche la offre agli amici. Amici. L'ho buttata lì, magari l'ha buttata a sorride. L'ho buttata lì, magari non se ne accorgeva. Magari non si accorge che mi sta mangiando. Ma ho mangiato un cornetto solo. Un cornetto solo, non ho mangiato un pezzo di cornetto, altrimenti qua sembra che sono troppo generoso. No, è il corno. Prendi un pezzo anche te, dottor Letto. È il corno della brioche. lui ha mangiato un pezzo più buono, aspetta. Basta! Io ho fame, sono a casa da solo. Io sono qua da solo. Non ho neanche una casa, cosa devo dire? Cosa devo dire? Ciao, sono dottor Letto. Ciao, verrete. Vai, a destra, corri! Oh, un demone! Ma poi scusate, perché dovrebbe essere un demone? Non è che ha parlato, è solo un lama, un comunissimo lama. Aspetta, vera, c'era un modo che ciò fette, Ma non mi ha visto. Profittale! Un demone! Aspetta, wow! Ero riuscito l'altra volta. A parte che non mi. Aspetta. Devo riuscire a fare. Aspetta, Cosa sai, però? Sta cercando di fare una cosa che è fighissima. No. Eccolo, no. Cavolo, ero riuscito che c'era il tipo là che anche da questa angolatura continuava a fare la vabbè, fa lo stesso. Nella parte che non avete visto perché era fuori sincro c'era, iscrivetevi e commentate. Magari se hai conservato quella parte puoi tagliare in copia. No, perché tipo occupava tipo giusto quei 20 gigabyte, insomma. Non che tagliamo tutto. Esatto. Io lo farò non appena avrò il computer. Per questo iscrivetevi e commentate al mio canale, non appena troverò un nickname e avrò un computer farò un sacco di gameplay di giochi indie, anche di Minecraft, che piace tanto. Vero? Iscrivetevi, commentate. Ricorda quella volta a Ravenna che per strada si è messo a bestemmiare con come la voce di Alvin Superstar. Sì. Neanche facendolo apposta. Bene. Beh sì, effettivamente io attendo i video suoi perché insomma almeno così ho qualcosa da guardare la sera. Cioè, visto che Xerian 92 ha deciso di darsi a di lasciare alla macchia. In teoria dovrebbe uscire il suo prossimo video. In sì, teoria, sì. Ma tanto apre canali su canali diversi. Sì, intanto dobbiamo ancora fare la famosa intro del video per The Hall. Sì. Ovviamente me lo ricordavo dall'ultima volta. Non che l'abbia preso di culo, l'ultima volta. So benissimo dove sono. Poi per poter mettere finalmente il video dei The Hall Awards, servirebbe che qualcuno di cui non mi ricordo il suo nome. Buggy the Clown. Esce l'ultima parte del video a Xerian 92, ma non succederà. Quello mai. Sarebbe piuttosto esilarante da vedere, soprattutto perché c'è zio Papillon che conduce. Ok, questa parte mi ricordo è piuttosto complicata. No, non dire. Cioè, dobbiamo. Ok, l'ho sbagliato. Okay, tanto sbagliato. Per cambiare. Fallimento, sì. Quello era in Top Spin. Top Spin 2, che c'ho per la PlayStation, un gioco di tennis. Potrebbero averti chiamato, senza però. Infamia, senza lode. Zio Fallimento Papillon. No. Ti avrebbero potuto chiamare... Sì, va bene, trovate il nickname, vi prego. Carino, simpatico da pronunciare, semplice. Scusa, adesso ti riescono a vederti da 10 km, prima dovevi tipo sputare in faccia perché ti vedono. Puoi sputare l'uva intanto. Potevano chiamarti Sputo McCormick, Che Dio, Papillon, che sei, grazie, lo so che sono simpatico. Si fa pure l'audio, da solo. Si fa pure la colonna sonora da solo, citazione.
precisazione necessaria, direi. Beh, poi dovremmo tornare indietro, credo, per andare avanti. Ma intanto andiamo a recuperare queste monetine lasciate. Tornare indietro per andare avanti. È così che funziona la vita. Esatto. Nel mio caso vado solo indietro. Esatto. Ma non vada solo, viene spinto brutalmente dagli altri. Esatto. Però bisognerebbe dargli un aumento a ste guardie. Cioè, stanno lì tutto il giorno avanti e indietro. Non fanno neanche una pausa. Dovrebbe avere tipo il cranco. Il can. Il cranco. La riformulerai e la rifarai in un altro episodio. I campi. I crampi. Alla mano destra, visto che continuano a smenare con quel tridente avanti e indietro. Che poi mentre ti vedono diventa una lancia più che un tridente. Ok, le hai addirittura appestate di più. Ma perché? Ero lì, ero qui, perché siamo bloccati di là e devo schiacciare il rosso. Ero qui, ero lì, ero Chasley. Dov'è Chasley? Stupido con. In teoria il prossimo gioco di Assassin's Creed uscirà nel 2015, Assassin's Creed 4, e nel frattempo faranno dei sequel di Assassin's Creed 3. Oh, che bello. Non ce ne frega un cazzo. Ha parlato l'esperto di Assassin's Creed che è 4-2. Se nel caso ve lo chiedete, io sono l'esperto di indie e di Kingdom Hearts. Allora vai, dici il tuo titolo indie più preferito. A parte con visto che ho fatto dentro Cave Story e Journey. Peccato che Journey sia solo per PlayStation 3, quindi non veramente un peccato. Credo proprio di no. Ma dovrebbe uscire anche per il PC. Ma anche Fez. No, Fez. Fez è stato rilasciato solo per Xbox. Però è scaduta la licenza, quindi entro fine anno dovremmo vederlo per diverse piattaforme, tra le quali spero il PC e in particolare Steam. Tanto abbiamo tutte le monetine! Solo nel gioco, non nella vita reale. Dammi il 5. Ma manco per il... Dai, era venuto naturale. No, stavo facendo... così perché volevo che smetteste di parlare, veramente. Va bene. Ok. Purtroppo lo spazio dati del computer sta per finire, visto che occupa tipo 3000 gigabyte. Sì, siamo in diretta dalla stazione NASA di... Vabbè. Monete trovate tutte, l'orsacchiotto, esatto. I segreti, vedi? Cavolo, se siamo bravi. Cazzo, iscrivetevi e commentate se state guardando questo video nel 2099. Siamo dei fantasmi, ciao, fine, facciamo un altro video. E quindi grazie per aver seguito questo video, ci rivediamo alla prossima parte della giungla di giorno, per il secondo e magari anche il terzo capitolo, vedremo quanto saranno lunghi, non ringrazio nessuno in particolare in questa stanza, avevi detto che eri un esperto, iscrivetevi, commentate e mettete mi piace, e sono Zio Papillon, Daria Zio Papillon, seguitemi su Twitter, iscrivetevi al gruppo di The Hall su Steam, date un'occhiata ai miei canali consigliati, e se state guardando questo video nel 2094, sono un fantasma, gli altri non meritano di essere fantasmi. E questa la